e vedo che a Cerignola c'è ancora la luce, ma vi assicuro che siamo in diretta. Stadio Monterisi come sfondo, c'è Antonio Specchio. Ciao Antonio, buonasera. Ciao Fabrizio, buonasera, buonasera anche all'ospite in studio. Buonasera. Sembra di stare nel deserto in realtà, sembra abbiamo di stare un grande ospite, vedo, non lo sapevo. Abbiamo un bell'ospite qua vicino, abbiamo il direttore sportivo del Cerignola. Alle spalle, direttore, facciamo vedere intanto i lavori allo stadio, perché stanno rifacendo sostanzialmente il manto erboso sintetico che verrà totalmente sostituito. Ma adesso parliamo di mercato, direttore, perché credo che nell'ultima mezz'ora ci saranno state almeno 25 chiamate per il direttore. Quindi innanzitutto parliamo dai temi caldi, parliamo di Malcore. 25 chiamate non si quaglia niente, direi. sì, allora Malcore, beh, ho sempre sprecato parole di elogio per questo ragazzo che ha dato tanto a questa maglia e a questa piazza. Credo che sia arrivato il momento, insomma, di essere abbastanza decisi nel trovare una soluzione che sia giusta per lui e per noi. Ci vuole un pizzico di buona volontà da parte di tutti, soprattutto da parte del ragazzo, che chiaramente ha delle ambizioni, ma non tutto quello che noi auspichiamo lo troviamo. E con tutto rispetto dei tempi e delle decisioni che poi dovranno fare altre considerazioni a noi, perché cedere significa poter prendere, dobbiamo cercare di essere veloci per far sì che questa cosa accada nel breve tempo possibile per il bene di tutti. Nelle uscite per far fronte poi a delle entrate, soprattutto in attacco, due nomi caldi, Cuppone e Galliano. Allora, Galliano è un giocatore, secondo me, inespresso ancora, ha delle qualità importantissime, non ha ancora trovato né la giusta dimensione, forse la continuità e la maturità per far ciò che sa fare, è nella nostra idea prenderlo. Se ci saranno le giuste condizioni, ovviamente. È un mercato un po' strano dove ci sono tantissime pretese, con rispetto dovuto chiaramente di tutte le parti, dei calciatori, dei procuratori, delle società, però sinceramente stiamo andando in una direzione che non mi piace. Troppo facilmente si parla di soldi come se fossero cioline. Io appartengo a un altro calcio, forse è anche sbagliato il mio modo di vedere, però prima per guadagnarti la pagnotta dovevi dimostrare, e credo che in questo senso mi sento di poter dire che i giocatori oggi forse dovrebbero fare un'analisi maggiore su loro stessi e capire quando spingersi e quando non spingersi e fino a dove spingersi. Detto questo, Galliano ci piace, speriamo di poterlo portare, perché secondo me e secondo il mister, la società, è un giocatore che potrebbe 2000 darci qualcosa nel futuro. Cuppone non ha bisogno di presentazioni, non abbiamo mai nascosto che ci piace anche lui. Stiamo passando attraverso delle discussioni, dei dialoghi con il Pescara, con il giocatore da più tempo. È un giocatore che ci è sempre piaciuto e che soprattutto sposerebbe la nostra causa, perché è noto entusiasmo nel ragazzo, conosce anche l'allenatore molto bene. Stiamo facendo uno sforzo importantissimo per la prima volta come Cerignola per poter portare un giocatore di questo pedigree da una società gloriosa come il Pescara a Cerignola. Questo si denota anche una crescita dal punto di vista anche proprio globale di come stiamo facendo mercato, attraverso degli investimenti diversi, più importanti, che ci devono portare nel tempo a crescere professionalmente come mentalità. A proposito di queste situazioni sui calciatori che magari sparano alto, è d'accordo con me che forse questo calciomercato dura un po' troppo? Sì, dura un po' troppo, anche perché i campionati finiscono troppo presto, e per cui da aprile chi esce fuori dai playoff, dai playout, insomma, secondo me si parla troppo. Sono 4 mesi, perché poi dai primi metà maggio già si inizia, e questo denota sempre un po' di dispersione, di perdita anche di tempo, perché dietro un giocatore oggi si parla, ci riparli dopo 5 giorni, a settimana, quello si prende tempo. Insomma, ci sono tutte le dinamiche che si innescano e che sicuramente non fanno bene. Beh, mi vuole disoccupato praticamente. Sì, Fabrizio. No, dicevo, il direttore mi vuole disoccupato praticamente. Antonio, posso fare a te? Vuoi chiedergli se gli piace Rossetti del Potenza? Mattia Rossetti, attaccante del Potenza. Mattia Rossetti, attaccante del Potenza, mi chiede Fabrizio, vi piace? Sì, è un giocatore che ci piace, ne ho parlato anche col procuratore. Adesso valutiamo, insomma, ripeto, c'è da fare una valutazione approfondita di quello che esce, di quello che può entrare, altrimenti non possiamo mettere dentro senza pensare di poter dar fuori qualcosa. Abbiamo degli equilibri economici, tecnici che dobbiamo mantenere,
andiamo visto e considerato che in questo caso il tempo c'è, abbiamo una squadra già abbastanza consolidata, la dobbiamo rifinire, non c'è urgenza di rifinirla oggi. Direttore, queste sono due domande che le devo fare. Innanzitutto un tassello in difesa. Hai un minuto, Anto. Seconda cosa, il caso delicato, quello di Capomaggio, com'è la situazione? In difesa faremo qualcosa, probabilmente dall'estero, quindi stiamo aspettando un attimo di definire una situazione. Possono fare nomi, no? No, ovviamente per deontologia, ma soprattutto anche per dinamica, perché siamo insomma nella fase conclusiva della trattativa, poi insomma siamo dall'altra parte del mondo, per cui c'è da capire un attimino. Poi avremo qualche ragazzo anche in prova che valuteremo, qualcuno dalle categorie inferiori, qualcun altro sempre dall'estero. Per quanto riguarda, diciamo, infine il discorso Capomaggio, io mi sono speso tanto nel cercare di dare una dimensione al percorso di questo ragazzo, questo mercato. In questo momento, secondo me, e lo dico anche con un pizzico di delusione, c'è da stare un attimino calmi e da stare anche un attimino attenti. Credo che questa società per Capomaggio abbia fatto tanto, come Capomaggio ha fatto tanto anche a livello calcistico, e noi a livello morale abbiamo fatto sempre di tutto. Lui in questo momento sta attraversando una fase in cui sta valutando un percorso diverso, ma deve anche avere la coscienza e il ricordo di chi l'ha portato a questi livelli. Messaggio chiaro. Anto, dobbiamo chiudere. Anto. No, l'Avellino ha fatto un sondaggio, ci sono delle situazioni economiche importanti, ho ripetuto sempre che alla fine, voglio dire, se ci sono delle condizioni si valutano, non ci sono per tutti. Sia per chi compra che per chi vende, che per il giocatore, perché anche lui ha anche delle idee, per cui non si trovano dei fattori che stanno andando in un'unica direzione, nella stessa direzione. Saremo fermi così, se non ci sarà nulla, resterà con noi e vedremo poi da farsi. Grazie. Perfetto, Antonio. Maurizio, ti restituisco la linea. Grazie mille, grazie anche al direttore sportivo e all'editore, come sempre disponibile.